Sono Claudio Caletti, sono CTO di BankSealer, azienda con cui ho conosciuto CTO Mastermind, e sono anche partner di Buildo, azienda di sviluppo software con target, software di alta qualità con sede a Milano. Allora, noi sviluppiamo software in diversi settori, in particolare storicamente abbiamo lavorato su medicale, la diagnostica, sviluppiamo software per i laboratori di analisi del sangue, ma lavoriamo anche con molte startup, scale-up e grandi aziende. Vendendo software di alta qualità, di taglio alta qualità, non è facile trovare clienti e vendere la qualità in modo diciamo diretto, senza spiegare esattamente cosa si intende. Infatti, tipicamente noi lavoriamo riceviamo lavori in inbound, quindi per persone che ci conoscono e per passaparola. L'obiettivo sarebbe migliorare anche la parte comunicativa e riuscire a trasmettere meglio quello che è il valore dell'azienda, cosa che finora non siamo riusciti a fare come riteniamo sia fattibile. Quindi, da qui l'esigenza di interfacciarci di più con chi effettivamente è interessato ai servizi che offriamo e a capire quali sono più nel dettaglio i loro pain point e quali sono gli argomenti che possono interessarli maggiormente. Io sono venuto a conoscenza di Accelerant grazie al CTO Mastermind, come membro della community, come CTO di BankSealer. Ho avuto bisogno, con un altro cappello, quindi come Buildo, di informazioni, pareri su mercato e mondo dei CTO. E quindi la prima persona a cui ho pensato di rivolgermi è stata Alex, che ho contattato e mi ha girato, insomma, ad Accelerant, ha coinvolto Manuel nelle nostre call. La competenza data l'idea che mi sono fatto guardando la community, seguendo quello che avviene sulla community, è comunque di persone sicuramente estremamente preparate sul tema, cosa che è stata anche confermata dalle chiacchiere che abbiamo fatto, e quindi mi siete sembrati francamente migliore azienda, le migliori persone a cui rivolgersi per parlare di questo tema. Temi nostri erano temi molto strategici ad alto livello sul mercato italiano del software, CTO, come ci si interfaccia con CTO e quant'altro, chi sono mediamente i CTO, e questo è insomma chi meglio di insomma chi ha a che fare con loro tutto il giorno può dircelo, può darci input interessanti, importanti. Il servizio di base è stata un'analisi di mercato. Noi ci siamo approcciati ad Accelerant chiedendo una consulenza pura, qualche ore di chiacchiere sostanzialmente, che a mio modo di vedere correttamente è stato girato e rimpastato come richiesta, come una ricerca di mercato, in quanto si andavano a chiedere delle informazioni specifiche di mercato che non necessariamente derivano dall'esperienza, ma quindi che numericamente si possono estrarre e ottenere in modo più solido ed efficace. Cosa che è stata fatta è che ha dato il via a diverse attività. Quindi il lavoro erogato nello specifico è stata una ricerca di mercato. Ripeto comunque quello che dicevo all'inizio, cioè il contorno è stato fatto un grande lavoro, insomma, di inquadramento un po' del nostro business e di quelle che effettivamente erano le nostre ricerche, le nostre necessità, che è quello che ci si aspetta sempre, ma che è estremamente, insomma, di valore da aziende di consulenza. Quindi la consulenza fatta in quest'ottica è stata estremamente di valore, quasi più del lavoro specifico che poi effettivamente, motivo per cui poi l'idea sarebbe proseguire con anche altre attività in collaborazione. Attività sempre inerenti a questo tema, quindi magari altre ricerche di mercato con un taglio diverso oppure approfondimenti rispetto al lavoro che è già stato fatto o con modalità anche di diverse. Ad esempio, abbiamo seguito un approccio più numerico nell'analisi che abbiamo svolto. Ora andremo invece per un approccio più quantitativo, quindi di interviste narrative specifiche con alcune persone. Ma io penso che sia stato molto utile e molto onesto anche l'approccio di contatto iniziale, nel senso, ho chiesto esplicitamente ad Alex, ora vado a memoria, però gli ho chiesto qualche ora di consulenza per fare due chiacchiere su alcune idee che avevamo per vedere cosa ne pensasse. E lui ha rigirato la questione più su un tema di ricerca di mercato.
dicendomi: guardate, io so, le so perché nel mondo in cui lavoro da anni, tra la community, eccetera, ci ho lavorato, però sono domande che sono meglio risposte in modo quantitativo nella maggior parte dei casi, poi facciamo due chiacchiere, possiamo approfondire i temi, alcuni temi. E ho apprezzato, insomma, questo metodo, sì, questo, insomma, l'onestà e l'approccio. Io mi sono interfacciato prevalentemente con Manuel ed Alex, e personalmente, ma parlo bene anche a nome del resto dell'azienda, Luca e le altre persone di Buildo che si sono interfacciate con loro, ci siamo trovati molto bene. Di sicuro, come Accelerant avete una visione del mercato che è ottima, anche grazie alla community di CTO Mastermind, e anche le skill personali, insomma, le competenze sia di Alex che di Manuel sono ottime, e ci hanno dato molto molto valore oltre a quello dello specifico task, peraltro, per cui li avevamo ingaggiati. Quindi, in tutta onestà, ci siamo trovati estremamente bene, e infatti stiamo già avviando alcune attività complementari all'attività prevalente che, insomma, volevamo seguire con voi. E abbiamo ricevuto, insomma, ottimi spunti con una visione di mercato molto ampia e ottima sul target preciso, insomma, della nostra azienda. Quindi è stata, insomma, una collaborazione per noi molto, molto interessante. Quindi ci ha dato dei punti, cioè, ci ha puntato il dito, diciamo, dove andare a chiedere di più, e ci ha dato evidenza del fatto che come approccio potesse essere interessante. Poi ora lo stiamo un po' facendo più nostro, per cercare di tirar fuori le informazioni che ci servono, comunque in collaborazione con voi. Quindi stiamo continuando in qualche forma la collaborazione.